Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sull'additività della massa. Iniziamo con questo esempio. Abbiamo un becher che contiene la sostanza 1, rappresentata nel microscopico da queste 7 molecole. Abbiamo un altro becher, che contiene un'altra sostanza, che denominiamo sostanza 2, rappresentata nel microscopico da queste altre 6 molecole, diverse dalle precedenti, in quanto ovviamente le due sostanze sono diverse. La sostanza 1 ha anche una massa denominata massa M1. La sostanza 2 ha una massa diversa, che sarà la massa M2. Quando uniamo le due sostanze in un terzo becher, avremo una massa 3. E naturalmente nel microscopico ritroviamo le stesse molecole che avevamo prima, anche nello stesso numero. Ne avevamo 6 di quelle rosse, 7 di quelle verdi. Ora, cosa si intende per additività della massa? Potremmo fare questo esperimento, mettere due sostanze su un piattello della bilancia, misurare prima la massa 1, poi la massa 2 della seconda, unirle e scopriremmo che la massa 3 ottenuta dalla somma delle due precedenti sostanze, non è altro che la somma delle due precedenti masse. Come mai la massa 1 più la massa 2 fa la massa 3? Semplicemente potremmo ricorrere al microscopico e siccome non si sono create delle nuove molecole, ma non si sono neanche distrutte, abbiamo sempre lo stesso numero di molecole. Abbiamo esattamente le stesse molecole che avevamo prima nei due becher separati, quindi non c'è motivo di credere che la massa non si sia potuta sommare. La massa abbiamo quindi scoperto che è una grandezza additiva proprio perché vale questo tipo di considerazione che abbiamo fatto. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Grazie dell'ascolto e alla prossima.